Di questo mese ci sarà la nona edizione dell'Acquolino d'Oro, che è quella manifestazione che viene organizzata dall'amministrazione comunale oramai diciamo da 9 anni appunto, e che serve per gratificare, per riconoscere il merito a tutti coloro che si sono contraddistinti in ambito sportivo, non solo a livello agonistico, ma anche chi ha operato nel mondo dello sport ottenendo dei riconoscimenti. Quest'anno, nonostante diciamo, la difficoltà finanziaria che molte società sportive si sono trovate a dover sopportare, c'è stata una grandissima attività svolta e i risultati li vedremo proprio il 29. In occasione della serata, dove ci saranno addirittura 10 Acquolini d'Oro, cioè personaggi che addirittura hanno raggiunto un podio a livello nazionale o internazionale. Avremo 17 premi speciali, quindi menzioni a coloro che hanno vinto a livello regionale un podio e poi si sono anche contraddistinti a livello regionale. Poi avremo circa 80 premi regionali. Quindi, come vedete, una grande ricchezza di premiati che testimonia una grande attività che comunque è stata svolta dalle società sportive. Ci sono sicuramente premi a società sportive che hanno raggiunto dei livelli di eccellenza, però non dobbiamo trascurare, non dobbiamo dimenticare anche società sportive che operano in Osimo da tanti anni, che tra l'altro vantano anche un grande numero di iscritti come le società di calcio, quelle di pallavolo, quelle di pallacanestro, che ovviamente hanno più difficoltà a raggiungere dei podi a livello nazionale e quindi più difficoltà a ottenere l'Acquolino d'Oro. Proprio perché però riteniamo che sia doveroso dare un riconoscimento anche a queste società, stiamo valutando nell'ambito della consulta dello sport di introdurre delle modifiche al regolamento che permette diciamo, di accedere agli Apollini in modo tale che nei prossimi anni magari anche queste società, pur raggiungendo dei livelli di eccellenza non a livello nazionale, potranno ottenere il loro giusto riconoscimento. Concludere, rivolgo a tutti quanti un invito a partecipare alla serata perché sarà una serata sicuramente divertente con tanti premi. Avremo come ospite d'onore Michele Scarponi, ciclista di fama nazionale, che si sta peraltro preparando a ripercorrere il Giro d'Italia, la Tirreno Adriatica, e quindi ci saranno anche degli intrattenimenti. Ci auguriamo che la serata possa essere per tutti piacevole e divertente.